Ciao, vediamo come aggiungere facilmente una texture a un logo con Adobe Illustrator. Naturalmente questa tecnica può essere applicata a qualsiasi oggetto o elemento a cui vogliamo dare un riempimento particolare, originale, che può essere appunto un pattern o una texture. Immaginiamo di dover popolare l'interno di un elemento come un logo, partendo però da un'immagine e quindi non da un logo tracciato dal vettoriale. Magari disponiamo in quel momento soltanto del file immagine, come in questo caso. Chiaramente una volta caricato il file immagine nella nostra area di lavoro, nel pannellino dinamico avremo disponibile una serie di pulsanti che ci permetteranno di incorporare per esempio l'immagine nel file, quindi rendendola parte del file, oppure addirittura andando già a predisporre un ricalco dell'immagine per poi procedere all'espansione, quindi alla vettorializzazione. Il ricalco immagine si presenta con un menu a tendina con varie modalità di ricalchi, dalla più fedele fino all'attratto, alla silhouette o allo schizzo. Chiaramente ognuna di questi comporta un uso più o meno maggiore della memoria, della RAM del nostro computer, ma nello stesso tempo ci restituisce il risultato più o meno fedele rispetto al file di partenza, quindi rispetto a quelli che sono i lineamenti dell'immagine di partenza. La prima cosa da fare però chiaramente è andare ad aprire il menu effetto una volta selezionato il nostro file immagine, dopodiché ci spostiamo sul menu effetto pixel e poi mezza tinta. A questo punto si aprirà questo pannellino opzioni dove noi possiamo andare a calibrare lo zoom per vedere l'effetto pieno. A questo punto si apre un menu a tendina, qui possiamo decidere la tipologia di mezza tinta da applicare. Stiamo costruendo una texture, andiamo ad applicare punti massimi e vediamo subito l'effetto. Chiaramente non lo vediamo qui, ma lo vediamo applicato nel pannellino di anteprima. Clicchiamo su ok ed eccolo qua su questo file png, che è un file immagine. Ora andiamo ad incorporarlo. Vedo applicato l'effetto texture mezze tinte con punti grandi. Posso chiaramente andare a modificare ogni qualvolta voglio, basta che aprirò il pannello aspetto e di nuovo il pannellino mezze tinte dalla relativa voce, e qui potrò andare a cambiare per esempio la tipologia di riempimento da punti massimi a linee lunghe. Lasciamo punti massimi, che è una texture ben evidente, dopodiché mi sposto sul menu oggetto, espandi aspetto. A questo punto andrò sul menu finestra e aprirò il pannellino ricalco immagine, che mi presenta al dettaglio la maggior parte delle caratteristiche che io vedevo prima e che vedo ancora adesso sul pannellino dinamico. Cioè vado a ricalcare l'immagine per trasformarla in un tracciato in modo molto più dettagliato. Innanzitutto mi permette di stabilire come devo visualizzare il risultato finale, il risultato di ricalco, che è quello che lasceremo noi in questo momento, che è il risultato standard, e quindi che mi permetterà di trasformare in modo standard un'immagine in un vettore, in un tracciato. Oppure posso decidere di visualizzare soltanto i contorni, soltanto l'immagine sorgente, i contorni con l'immagine sorgente. Insomma, questo dipende molto da come vogliamo visualizzare noi il processo di trasformazione. Dopodiché andrò a scegliere la modalità bianco e nero, scala di grigio, colore. Questo dipende anche da com'è l'immagine di partenza. Se l'immagine di partenza è colore e se la destinazione deve essere bianco e nero, andrò a selezionare bianco e nero. Se l'immagine di partenza è colorata e a me serve un tracciato colorato, lascerò invece colore. Dipende da come vogliamo che sia il risultato finale. La soglia ci permette di calibrare più o meno la fedeltà del risultato finale senza però strafare, e fondamentale la sezione centrale, il menu avanzate, ci permette di andare a stabilire i tracciati, quindi la percentuale dei tracciati, ovvero la corrispondenza dei valori relativamente ai tracciati. Più è alto e più la corrispondenza e quindi il risultato finale sarà fedele. E poi naturalmente possiamo anche stabilire eventualmente gli angoli, cioè vale a dire se la nostra immagine presenta delle angolature piuttosto evidenti, qui possiamo andare a renderle ancora più evidenti una volta trasformate in tracciato, oppure possiamo lasciarle a metà se non sono particolarmente presenti o evidenti degli angoli, come in questo caso dove abbiamo tutte curvature. Infine l'opzione disturbo ci permette di annullare tutti quelli che sono i risultati di un eventuale disturbo alla fine della trasformazione. Chiaramente lascerò aree riempite se quello che devo andare a riempire è un'area piena, come in questo caso. Avrò la possibilità di scegliere anche il metodo, cioè con contiguo oppure sovrapposti. Chiaramente nel mio caso lascerò contiguo, però per ogni modifica che io vado a fare all'interno di questo pannellino di calco immagine ricordiamoci sempre di attivare la modalità anteprima, perché mi permette di vedere appunto tutte le modifiche in anteprima di ogni singolo parametro. Ad esempio, come vedete, aumento il disturbo o diminuisco il disturbo, aggiungo i tracciati o tolgo tracciati.
questo chiaramente può essere visualizzato in modalità anteprima. Andrò eventualmente a ignorare il bianco se l'effetto delle mezze tinte con i punti grandi presenta molte parti in bianco rispetto a quelle che io vorrei vedere nel risultato finale. In questo caso andrò a ignorare le parti più bianche delle mezze tinte dei punti grandi. Allineerò sempre curve e linee per avere un risultato fedele alla fine. Eventualmente posso andare ad applicare anche, come dire, l'effetto del ricalco anche ai tratti e non solo a riempimento. Questo significa che i tratti, quindi i bordi, saranno soggetti anche all'applicazione della texture. Dopodiché tolgo il flag all'anteprima e clicco su ricalca. A questo punto posso chiudere il pannellino e eventualmente andare a espandere qui dal pulsantino che si trova nella parte alta del pannellino dinamico, sempre mantenendo la selezione del nostro file. Ed eccolo qua, il nostro oggetto che da immagine è diventato un file vettoriale con una texture che abbiamo calibrato nel dettaglio in ogni parametro, compreso i bordi, come possiamo vedere da questi dettagli in questa zona e in qualsiasi altra zona lungo i bordi del nostro tracciato. Cosa succede invece se andiamo ad applicare una texture su un file già vettorializzato? Come in questo caso, come possiamo vedere, questo è già un tracciato, quindi se dovessimo lavorare un logo, dopodiché per applicare poi una texture ci servirà soltanto selezionarlo, andare di nuovo sul menu effetto e poi effetto pixel e di nuovo mezza tinta. A quel punto andremo chiaramente a regolare lo zoom per vedere l'effetto pieno e a scegliere la modalità. Applichiamo per esempio anche qui i punti massimi, clicchiamo su ok. Come vedete viene già applicato un effetto sul vettoriale che è diverso rispetto all'effetto che viene applicato sull'immagine, nel senso che sull'immagine abbiamo proprio quel senso di texture molto più realistico che segue una procedura di inserimento più naturale. Ci servirà soltanto esportarla e possiamo quindi andare a fare una selezione, dopodiché col tasto destro clicchiamo su esporta selezione, andremo a dare un nome alla nostra selezione, una destinazione e chiaramente un formato, possibilmente in questo caso un PNG, dopodiché esporteremo la risorsa. Se ti è piaciuto questo video non perderti nessun altro video su Adobe Illustrator, Photoshop e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!